thank you Bene, cari amici di Telegarda, amici di questa trasmissione, spero sempre interessati. Oggi c'è un gradito ritorno. Qualcuno è curioso di sentire qual è questo gradito ritorno. Ritorna la coniugazione del verbo e questa volta è il verbo avere. Vi ricordate l'altra volta il verbo essere, questa volta è il verbo avere. So che non è una delle cose più piacevoli di questo mondo, ma d'altro canto la coniugazione del verbo permette proprio di notare le differenze sostanziali fra l'italiano e il dialetto. Allora, verbo avere. Partiamo dall'indicativo presente. Io ho, tu hai eliano, noi abbiamo, voi l'italiano spero che lo sappiate. Guardate come diventa in dialetto. Migo, ti tegai, l'ulga femminile diventerebbe elalaga, lulga elalaga. Noi gavem, voi gave, lori iga, o lore lega al femminile. Quindi sentite come cambia. All'indicativo presente corrisponde l'indicativo passato prossimo, che vale anche per il passato remoto e per il trapassato remoto. Io ho avuto, tu hai avuto, eccetera, eccetera. Quindi diventa mi go avu, ti tegai avu, Lul ga avu, noi gavem a voi gave a lori o i ga avu. Passiamo all'indicativo imperfetto. Io avevo, tu avevi, egli aveva, eccetera, eccetera. Mi gavevo, ti te gavevi, lul gaveva o ela la gaveva. Noi gavevem, voi gaveve, lori i gaveva o lore le gaveva. All'imperfetto corrisponde il trapassato prossimo. Io avevo avuto, eccetera, eccetera. Mi gavevo a ti te gavevi a lul gaveva a vu, noi gaveve ma vu, voi gaveve a vu, lori i gaveva a vu. Andiamo adesso, attenzione, al futuro semplice io avrò, tu avrai, edi avrà, eccetera, eccetera. Mi gavrò, ti te gavrai, L'ul gavrà, noi gavrem, voi gavre, lori i gavrà. Al futuro semplice corrisponde il futuro anteriore. Io avrò avuto, tu avrai avuto, eccetera, eccetera. Mi gavrò a ti te a vu, l'ul gavrà a voi, o la gavrà a vedete bisogna aggiungere quel là. Noi gavrem a voi gavre a Lori i gavra avu. E questo è il futuro anteriore. Attenzione adesso arriviamo al congiuntivo. Che io abbia, che tu abbia, che li abbia, eccetera, eccetera. Che io abbia diventa mi gabbia. I pensa che mi gabbia la Toscaina. Cioè, pensano che io abbia la pertosse. Eh? Ti te gabi. I pensa che ti te gabi la Toscaina. Lul gabbia, i pensa che lul gabbia la toscaina o il mal de panza. Ecco, cambiamo. Noi abbiamo, che noi abbiamo, diventa noi gavem. I pensa che noi gavem il mal de panza. Voi abbiate, i pensa che voi gaveghe. Ecco, vedete, mi raccomando, l'accento sulla E, accento fonico chiuso, voi gaveghe il mal de panza che si abbiano. I pensa che l'ori i gabbia il mal de panza. Quindi l'ori i gabbia naturalmente con una B non gabbia. Eh. Il congiuntivo passato basta aggiungere a quindi mi gabbia a V, tite gabi a lul gabbia a noi gavem a voi gaveghe a V, l'ori i gabbia a Passiamo adesso al congiuntivo imperfetto, quello dalle s. Che io avessi, che tu avessi, eccetera, eccetera. Mi gavessi. Vedete? L'accento fonico chiuso sulla e. E due s. Per appunto accentuare questa s un po' dura. Ti te gavessi. I penseva che mi gavessi mal de parza. I pensava che ti te gavessi mal de parza. I pensava che lui gavessi. O che ella la, la gavesse in mal de panza. I pensava che noi gavesse maldepanza, i pensava che voi gavesse maldepanza, i pensava che loro o loro i gavesse maldepanza. Passiamo al congiuntivo trapassato e qui basta aggiungere a Quindi mi gavesse a V, tite gavessi a V. Lul gavess avu, anche qua si potrebbe costruire la, fra, la frase, loro pensavano che l'anno scorso mi gaves avu mal de panza, loro pensavano che tite gavess avu l'an passal mal de panza. Lul gavess avu, noi gavessem avu, voi gavesse avu, lori i gavess avu. E questo era il congiuntivo. Andiamo adesso al condizionale. Io avrei, tu avresti e li avrebbe, noi avremmo, attenzione ai M, perché altrimenti noi avremo, sarebbe il futuro, questo invece è il condizionale. E sentite che bello, io avrei diventa mi gavria, mi gavria voglia de mangiare un bel panet col prosciutto, o col formai, Ti gavrisi voglia de mangiare un bel panet col formai, lul gavria eh, voglia de mangiare un bel panet col formai, noi gavressem voglia de parlar, de en panet col formai, voi gavrisse voglia de manjar en panet col formai, loro i gavria voglia de manjar en panet col formai. Vedete che io, facendovi l'esempio, la frase, eh, chiaramente eh, si capisse meglio questo verbo. Il verbo detto da solo a volte è difficile, invece inserito in un contesto, in una frase, eh, allora si capisce molto meglio. Il condizionale passato diventa, beh, io avrei avuto, tu avresti avuto, eccetera. Mi gavri vu, ecco, mi ieri avri avu voglia di mangiare in panet col, col prosciutto o col formaio. Ieri tite gavresti avu la voglia di mangiare in panet col formaio. Ieri lul gavri vu la voglia di mangiare in panet col formaio. Noi ieri avrissem avu, gavrissem avu. La voglia di mangiare in panè col formai. Voi, ieri, avu, de a vu, voglia di andare a al balò. Lori, ecco, attenzione il femminile, se l'ore diventa l'ore, le gavria vu. Quindi, lori i gavria vu, lore le gavria vu. Quindi, lori i gavria vu, ieri, voglia di zuccare al balom Quindi, questo è il condizionale passato. E adesso arriviamo al modo imperativo, quello del comando, dell'ordine. L'altra volta mi ero alzato in piedi, agli ordini. Eh? Questa volta sto seduto. Naturalmente manca la prima persona singolare, perché chiaramente l'imperativo, il comando lo si dà sempre agli altri, non lo si dà mai a se stesso. Anche se in realtà nella vita qualche comando bisognerebbe darselo. Quindi abitu, vedete, diventa tegabi abbia eli, e il gabbialù. Abbiamo noi, gavem noi. Abbiate voi, gaveghe voi, abbiano essi i gabbia lori. O le gabbia l'ore, se è femminile. Andiamo adesso ai modi cosiddetti indefiniti, cioè quelli che non hanno le persone, che non hanno io, non hanno tu, non hanno eli sono indefinite proprio perché non si riferiscono a persone particolari. Allora, partiamo con l'infinito presente. Aver, gaver, qualcuno dice anche aver senza la G, ma la forma più arcaica, arcaica, la migliore per me è gaver, è l'infinito presente. L'infinito passato automaticamente basta aggiungere a V e quindi avere avuto diventa gaver a V. Poi c'è il participio presente che sarebbe ambiente colui che ha, gavente, un, gave, un che ha qualcosa, un gavente soldi, roba, gavente, quindi ambiente colui che ha. Il participio passato è avuto e quindi diventa avu, l'abbiamo visto usato in tutti, in tutti i tempi composti, poi il gerundio presente avendo diventa gavendo e il gerundio passato gavendo av. Ecco, voi avete visto quindi questa eh, coniugazione del verbo avere. Naturalmente siccome è un, un argomento abbastanza pesante, non voglio richiamare la vostra memoria i tempi in cui appunto sia alle elementari che alle medie si studiava la coniugazione del verbo e quindi diventava veramente problematico per, a volte per alcuni, non per tutti fortunatamente, quindi non voglio tediarvi più, più di tanto, concludo naturalmente con il vocabolarietto, i soliti dieci vocaboli. Prima parola, bruschim, è la spazzola di saggina, vedete bruschim, un bel accento tonico sulla I. Poi c'è la ciorciola, accento tonico sulla prima O, accento fonico chiuso, è la pigna. Ne abbiamo già parlato qualche puntata fa quando abbiamo incontrato Mario Matteotti, abbiamo parlato del suo libro e mi pare abbiamo parlato anche di qualcosa che aveva a che fare con la Ciorciola. Poi la Ganzega, accento sulla E, accento tonico, accento fonico aperto, è la mangiata in allegria nel passato, nel recente passato, non so se anche adesso, quando un'impresa finiva di costruire la casa o meglio l'impresa edilizia arrivava al tetto. Il proprietario dei lavori, dei lavori della casa in costruzione era solito invitare l'impresa a fare una grande mangiata in allegria, era la ganzega. Poi c'è la pressa, che non è quell'attrezzo quell che preme, che schiaccia, ma è un termine dialettale che sta per fretta, aver fretta, aver pressa, gaver pressa. Da cui il verbo pressegar, affrettarsi. Vedete, pressegar, un bel... Un raddoppiamento della S, l'accento tonico sulla A. Poi c'è Scagnel, lo sgabello, accento tonico sulla E, accento fonico aperto. Sgrebem, gom, sgrebem su montagna, cioè un campo incolto, sgrebem, accento tonico sulla prima E, accento fonico aperto. Poi c'è Speak, un bel termine arcaico, sta per il rosmarino. Strasser, doppia Z, accento tonico sulla E, accento fonico aperto, è lo straccivendolo. E infine un bel termine finale proprio, eh? Terlaina, sentite l'accento tonico sulla E, non Terlaina, ma Terlaina è la ragnatela, la ragnatela. Bene. Col vocabolarietto ho concluso anche questa puntata, una puntata veramente didattica, perché ho parlato di coniugazione del verbo, in particolare del verbo avere, che va ad aggiungersi, come ho detto prima, alla coniugazione del verbo essere. Naturalmente vi ringrazio dell'attenzione, so di essere stato magari oggi un po' noioso, ma d'altro canto la scuola a volte è anche noiosa, non è sempre interessante. Quindi vi ringrazio, vi aspetto la prossima puntata e naturalmente ricordate non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Ciao e arrivederci!